Buonasera, buonasera a tutti. Diciamo la nostra riunione pre-natalizia, quindi Natale genera una diaspora dalle località, tutti vanno a cercare qualche cosa d'altro da qualche altra parte, quindi siamo rimasti in pochi ed è un vero peccato. Questa sera riprendiamo un ciclo che in certa misura e per tante circostanze funziona su una dimensione che è pluriennale. Da più anni noi abbiamo questo discorso intorno alla cultura degli anni 30. Da più anni, non perché ci vogliono degli anni per fare questo, ma perché è trovare le persone adatte in cui studio e memoria, perché questo è il problema, studio e memoria, quindi vissuto e analisi possano coesistere e siano disponibili con la pluralità di impegni che hanno, non è stato facile. Quindi è con particolare gioia che io ringrazio questa sera Silvio Guarnieri di essere qui tra noi e ci parlerà su appunto la cultura degli anni 30 a Firenze. Grazie. Beh, l'argomento è molto impegnativo e in un certo senso per me compromettente, perché io, più che un saggio frutto di studio, farò una testimonianza. E, come dicevi, credo che la difficoltà di portare delle testimonianze vive di chi ha sperimentato quegli anni non sia facile, perché non siamo in molti a poterlo fare. E mi scuserete se do un taglio autobiografico, lo faccio di necessità, perché credo che sia questo il valore di questa mia testimonianza, il fatto di aver sperimentato tutto quello di cui vi parlo. E credo anche che questa mia testimonianza abbia un valore particolare oggi, per il fatto che non siamo più in molti, direi che sono rimasto io solo, insomma. Pensate a un ragazzo di 14-15 anni che nasce, cresce, vive a Feltre, una piccola città che io soglio definire alla fine del mondo, perché noi abbiamo davanti la catena delle Prealpi, dal Grappa al Tomatico al Nevegal, e dietro abbiamo le Alpi, e quella per noi è una barriera quasi invalicabile, non ci sono dei passi, e ci pare che al di là ci siano ancora montagne, poi montagne, poi montagne, poi altri paesi che non conosciamo. Un ragazzo che cresce in questo ambiente culturalmente isolato, completamente isolato. Un ragazzo che ama leggere, che presto ama scrivere, prima delle poesie, poi dei racconti, ma non ha nessuno cui confrontarsi. Gode di una biblioteca, perché il padre che è avvocato, come il nonno che era avvocato, hanno sempre letto, hanno una biblioteca, hanno anche delle riviste, sono abbonati a Pegaso, la rivista di Vietti, sono abbonati al Frontespizio, la rivista di Barcellini, tendenza cattolica questa. Arriva all'edicola, alla Fiera Letteraria di Fracchia, e poi tanti romanzi, romanzi italiani, romanzi stranieri, ma manca qualche cosa, manca il confronto. Il confronto col padre, sì, ma non è sufficiente. Ed allora questo ragazzo che cresce, che entra all'università, dopo un paio d'anni fatti male all'università di Padova, dice al padre: basta, io non voglio più restare a Padova, voglio andare a Firenze. E c'è questo fascino, questo richiamo, questa attrattiva di Firenze. Firenze è una città culturalmente importante per tutta la prima metà del secolo, che è la città in cui, a cavallo fra i due secoli, c'era già il Marzocco, la
cui collaboravano D'Annunzio e Pascoli. Poi sono venute tutte le altre riviste, da Leonardo, alla Voce, alla Cerba, al Regno. E poi successivamente ha continuato anche in tempo di guerra con una rivistina che si chiamava L'Italia Futurista. E poi nel dopoguerra c'è stata una sorta di esplosione perché sono venuti il Selvaggio, sono venuti il Frontespizio, sono venuti l'Universale, sono venuti la Solaria, e così è diventata un centro notevole. Direi che per 50 anni è stato il centro più importante dal punto di vista letterario dell'Italia. E a Firenze questo giovane ha trovato quello che cercava, una cosa che direi che oggi non si trova più, una società letteraria. Anche oggi ci si incontra fra scrittori, molto difficile, molto preoccupante, bisogna dare degli appuntamenti fissi al giorno tale, all'ora tale, per tre quarti d'ora al massimo di tempo, perché sono tutti molto impegnati anche se sono amici. Allora, intorno alle tavole del Caffè delle Giubbe Rosse, ogni giorno, tre volte il giorno, subito dopo il mezzogiorno, poi verso le sei e qualche volta anche dopo cena, ci si incontrava senza dare appuntamento, perché ci si trovava per discutere, ci si trovava per discutere di letteratura. Non che io, appena arrivato, potessi cominciare a discutere anch'io, ma ascoltavo. E intorno a questi tavoli c'erano Montale, c'erano Franchi, c'erano Borsanti, c'erano Vittorini, Carocci, Nannetti, Timpanaro, Loria, Lamanzini. C'era una società letteraria, c'era una vera società letteraria. Perché si faceva solaria, ma non ci si trovava per fare solaria, per discutere un programma, per la scelta dei pezzi da pubblicare, per gli inviti da fare, per i nuovi redattori, i nuovi collaboratori da accogliere. Ci si trovava solo per amore di letteratura e per discutere di letteratura, di scrittori italiani, di scrittori stranieri. E da questa discussione nasceva poi anche Solaria, che era nata nel 26. Io ci sono arrivato negli ultimi mesi del 30. E praticamente, con assenze dovute al servizio militare e altri impegni, ci sono rimasto fino al 38. Quindi ho questa esperienza abbastanza lunga di un arco di tempo che è stato un arco di tempo per me molto intenso, molto importante e determinante, credo, della mia maturazione, del mio carattere, del mio costume. Ma l'importante era che non solo si incontravano gli scrittori di cui vi ho fatto il nome, ma venivano di fuori scrittori da qualunque altra città, perché da Milano veniva Ferrata c'era già stato più di un anno, perché aveva fatto il servizio militare lì e si era laureato a Firenze e era stato anche direttore con Carocci per un anno e più di Solari. E ci veniva Carlo Emilio Gadda, che a un certo momento si è stabilito a Firenze, cioè, alternativamente stava, come era nella sua inquietudine, lunghi mesi per poi andarsene e poi tornare. Da Torino veniva Morra, Umberto Morra, molti forse l'avranno dimenticato, ma veniva Giacomo De Benedetti. Da Roma veniva Alvaro, veniva De Libero. Da Trieste veniva il gruppo dei triestini. C'era venuto Svevo, che era stato festeggiato per la prima volta in Italia a Firenze dai solariani, che gli avevano dedicato un numero della rivista. Ci veniva Saba, ci veniva Benco, Stuporic, 48 i Gambini. Dal Veneto veniva Comisso, dalla Sicilia venivano Quasimodo, Natoli. Quindi era un discorso continuamente aperto, continuamente arricchito, e era un discorso che non si limitava più a Firenze. Dapprima la risonanza di Solaria era quasi esclusivamente fiorentina e toscana, ma poi è diventata una risonanza su tutto il territorio del paese. E
rivista aveva un suo prestigio, aveva un suo valore e aveva una sua diffusione. Non era la sola rivista di Firenze e non era il solo gruppo di scrittori che ci fosse a Firenze, ce n'erano perlomeno altri due e di una qualche importanza. Uno di questi era il Frontespizio, di cui già vi ho fatto il titolo. Era una rivista cattolica diretta da Bargellini, con la collaborazione di Papini, di Soffici e di parecchi altri, e con un inserimento successivo di giovani, da Carlo Bo a Poggioli, a Landolfi, a Macri, a Luzzi, a Bigongiari, a Parronchi, a tutti quelli che poi diventeranno gli scrittori, i poeti ermetici. E questi si riunivano in un altro caffè, perché anche loro avevano l'abitudine della società letteraria. Era il caffè di San Marco, che era in piazza San Marco, dove aveva luogo e ha luogo ancora la facoltà di lettere, perché erano tutti studenti di lettere o laureati in lettere e si raccoglievano lì. Non c'era un rapporto fra Solari e il Frontespizio, ma c'era un rapporto fra i due caffè, e lo faceva il tramite, lo teneva Renato Poggioli, che allora era uno slavista che diede le prime traduzioni di alcuni fra i più importanti scrittori slavi, non solo italiani ma anche cechi, come Hašek, e lui teneva il rapporto fra i due gruppi, perché cominciò a collaborare, fu il primo che cominciò a collaborare a Solaria, ma teneva un proprio prestigio, un po' una propria autorità, era un po' quello che padroneggiava gli altri, che considerava più giovani e ancora non degni di ascendere alle soglie di Solaria. Ma poi c'era il caffè di rimpettaio delle Giubbe Rosse, era il Paskowski, che esiste ancora, esistono anche le Giubbe Rosse ma non sono più quelle che erano una volta, il caffè Paskowski ha ancora una sua dignità, e il Paskowski raccoglieva quegli scrittori, quei giovani scrittori, che avevano fatto un numero unico intitolato Il Rosai, sul nome di Bruno Rosai, di Ottone Rosai, che loro stimavano come il maestro, come un esemplare, non solo dal punto di vista pittorico, di artista, ma anche di scrittore, perché ha lasciato almeno un paio di volumi. Erano Berto Ricci e Romano Bilenchi, oltre a Garrone, che poi se ne andò in Francia. E l'essere di rimpettai non significava essere amici o conoscenti in rapporti di amichevolezza, ma significava essere avversari, decisamente avversari, perché gli scrittori dell'Universale, che seguì al Rosai, fu un foglio molto battagliero, molto polemico, di un fascismo estremista caratteristico dell'ambiente di Firenze. Basta pensare che Pavolini era fiorentino e spesso attaccavano Solaria, erano decisamente ostili a Solaria, perseguivano altra strada, altra. Com'è? Montanelli era più vicino al selvaggio, ci passava anche lui, era più vicino al selvaggio, a Maccari, semmai non ebbe mai un contegno aggressivo, non ebbe mai un contegno aggressivo di fronte agli altri scrittori, sempre essendo fascista, dichiarandosi fascista. Ora devo dire di Solaria che non ebbe mai, né dall'inizio, sin dall'inizio, né poi, un carattere specifico, cioè non aderì a un programma, non fece un manifesto. Era una rivista molto articolata, accoglieva l'espressione che avesse una certa dignità, però era una rivista che puntava sul rinnovamento, sulla volontà del rinnovamento della letteratura, soprattutto sulla necessità di rinnovare la narrativa. La Toscana era l'ambiente caratteristico del bozzettismo, gli ultimi bozzettisti erano Fucini, che allora era morto, ma c'era Paolieri che era una specie di padre eterno, e la letteratura toscana tendeva al bozzettismo. Solaria si pose decisamente in contrapposizione al bozzettismo. E proprio per rinnovare la nostra narrativa,
puntò sulla letteratura straniera e fu la prima rivista in Italia che fece conoscere Joyce, La Wolf, Proust, Gide, Valéry, Kafka, Svevo e Tozzi. E metto per ultimi questi due scrittori, perché Svevo non era assolutamente conosciuto perché avesse scritto due romanzi ancora nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, e La coscienza di Zeno era già uscita da parecchi anni quando la scoprì Montale per primo, che gli dedicò il primo saggio critico di valore in Italia, e poi la fece conoscere ai Solariani, e Svevo diventò lo scrittore europeo al quale si ispirava Solaria per il rinnovamento della narrativa. La narrativa che aveva avuto in Toscana già dei tentativi, delle tendenze negli scrittori della voce, scrittori come uno Jaillet che ha scritto nella voce, tendevano a rinnovare la narrativa, però c'era il fatto che in questi scrittori predominava la resa autobiografica, una sorta di lirismo autobiografico, mentre tutta la vicenda di Solaria fu improntata a questa volontà del recupero della narrazione, del racconto e del romanzo. Dovrei dire che ci sono stati due momenti in questa ricerca del romanzo, della prosa narrativa. Il primo momento è stato quello che ha visto dominare Gianna Manzini, una scrittrice che temo ormai sia dimenticata, ma accanto a lei ci dobbiamo mettere anche Gian Siro Ferrata con quell'unico testo narrativo che ha scritto. Io... Si chiamava Luisa e nessuno... Noi l'abbiamo letto. E l'hanno letto anche evidentemente i redattori e il direttore del Corriere della Sera, perché quando è morto Gian Siro Ferrata, nella pagina milanese, è stato relegato nella pagina milanese, del Corriere della Sera è uscito un trafiletto a fondo di pagina, ma con un grosso titolo: è morto il romanziere Gian Siro Ferrata. Non sapendo che aveva cominciato come critico, che sino agli ultimi anni aveva scritto come critico, che era uno dei critici che avevano avuto più, non dirò più successo, ma più importanza per la storia delle nostre lettere del Novecento. Ora, Gian Siro Ferrata in quel libro Luisa era vicino alla Manzini, e vicino alla Manzini era anche Raffaello Franchi, e era il primo tentativo di uscire dal bozzettismo, ma direi in un'ascendenza d'annunziana, con la volontà della penetrazione psicologica sottile e raffinata, con un senso di recupero di ciò che è più sensibile, più acuto, più celato, più segreto, e era una via per rompere e per rinnovare. E scrittori stranieri come la Mansfield e soprattutto come Virginia Woolf stavano all'origine di questa letteratura. Però poi gradualmente prese forma e prese corpo e prese importanza un altro tipo di narrativa. E cominciarono Bonsanti e Lori a portare qualche cosa di nuovo, e con loro, a loro possiamo avvicinare anche Nannetti. Si trattava di una narrativa con caratteri anche del favoloso, dell'apologo, dell'invenzione eccezionale, qualche cosa che stava appunto fra la realtà e un'invenzione della realtà. Però sia Bonsanti sia Loria gradualmente fecero il loro progresso verso la realtà, verso la conoscenza della realtà, verso l'approfondimento della realtà, verso la presa d'atto della realtà attuale italiana. Mentre in un primo tempo i racconti favolosi di invenzione di Loria parevano aver luogo in paesi strani che non erano l'Italia, che erano forse la Spagna o altri paesi. E i racconti proiettati nel passato di Bonsanti recuperavano la Toscana dell'Ottocento. Quindi c'è proprio
una marcia, un progresso verso la realtà. In Nannetti c'è un gioco, è di ascendenze futuriste, apparteneva da giovane, da ragazzo, a quel gruppo cresciuto intorno all'Italia futurista di durante la guerra a Firenze, e manteneva un filone che ascende evidentemente al Palazzeschi del Codice di Perelà, con i suoi romanzetti tutti intrisi di una sottile e intelligente ironia. Ma questo approccio alla realtà, questo avvicinamento alla realtà, questa conquista della realtà poneva un grosso problema, poneva un grossissimo problema, perché di realtà ce n'era solo una allora in Italia. La realtà ufficiale che permeava tutto era la realtà fascista. Quindi chi volesse parlare della realtà italiana di quel tempo, di quegli anni, come faceva ad evitare la realtà fascista e ignorare completamente tutta quella che era una vita presente nella società italiana? Come faceva a dimenticarla e escluderla? Ed ecco quindi infittirsi gli attacchi rivolti non solo dall'Universale, ma di tutti i giornaletti o le riviste che uscivano in Italia sotto l'insegna del fascismo, contro i bigi di Solaria, i bigi di Firenze, i bigi, perché né bianchi né neri, no? Né bianchi né neri, i bigi che si nascondevano, si celavano e che non avevano il coraggio di essere fascisti, ma non avevano neppure il coraggio di essere degli antifascisti dichiarati. Ora, che cosa imparava un giovane ai tavoli delle Giubbe Rosse? Un giovane che cominciava appena a scrivere, che cominciò a scrivere sulle pagine di Solaria dei testi critici. Ma anzitutto, non voglio dire una parola troppo grossa, ma direi addirittura il culto della letteratura. L'amore della letteratura e la letteratura come unico rifugio, come unica salvezza. Il significato della letteratura come senso di dignità e senso di responsabilità. Perché ai tavoli delle Giubbe Rosse si discuteva anche di politica. Montale non poteva rinunciare a discutere di politica. Montale arrivava a mezzogiorno, veniva dal BSE che lui dirigeva. BSE è un gabinetto di lettura che riceveva tutti i giornali italiani e tutti i giornali stranieri di cui era autorizzata la vendita in Italia. Lui la mattina appena arrivavano se li portava nello studio, si sfogliava tutti, li guardava e segnava le notizie che gli interessavano e poi veniva al caffè. E allora non faceva mai della propaganda antifascista, lui non faceva dei discorsi politici. Lui dice: avete visto che cosa ha fatto oggi Starace? Oggi, ieri, Starace. E diceva una delle baggianate, una delle stupidaggini che aveva fatto. Oppure dice: avete visto il discorso di Mussolini che dice questo e questo? Avete visto Farinacci? Ogni giorno aveva uno, due, tre aneddoti. Ogni giorno aveva uno. E si sfogava, gli diceva. Poi aveva... Non so se avete conosciuto Montale, era un narratore meraviglioso, di ironia, di sarcasmo, di godibilità del racconto. Si compiaceva di mettere in evidenza da un piccolo dettaglio, ingrandirlo, deformarlo e dargli forza definitoria proprio. E un giovane che stesse a sentire, anche se non avesse voglia di sentire il discorso politico, a un certo momento, dopo pochi mesi, doveva fare la scelta, insomma. Doveva dire: qui ci sono gli stupidi, qui ci sono gli ignoranti, qui ci sono gli zoppici, qui ci sono i grossolani, qui ci sono... c'è gente più detestabile. E noi no, noi non vogliamo. La
letteratura non può. La lettura della letteratura è fuori da questo, è completamente fuori da questo. Questo era il problema, Avvicinandoci alla realtà, la realtà si trovava una realtà o della quale non potevi parlare o dalla quale dovevi escludere qualche cosa che andava diventando sempre più importante. E poi, ormai siamo negli anni 32-33, la realtà ormai si imponeva, perché c'era la presenza della censura, e c'era la presenza dello spionaggio. E lo spionaggio era il più consueto. A un certo momento ci accorgemmo che tutti i discorsi che venivano fatti al caffè venivano riportati in questura. C'era un cameriere, il quale poraccio era il più gentile, il più premuroso, era quello che andava a riferire, magari travisando, sbagliando, andava a riferire questi signori. Era tutto affettuoso, tutto cordiale. E allora ecco la censura che comincia a colpire Solaria, comincia a colpire le edizioni di Solaria, il questore interviene e il censore soprattutto interviene. Ora è un fatto interessante questo. Censore, il capo della censura di Solaria, di Firenze, a quell'epoca, al diretto dipendente del questore, era un uomo colto, era un uomo preparato e non era un uomo fascista. Si chiamava il dottor Malagò. Malagò. Non è un nome noto, era una persona colta. Non era fascista. Era un liberale, che era un funzionario, lo avevano preso, lo avevano messo lì e gli avevano dato questo incarico, e era pieno di paura. Purtroppo era un uomo intelligente e era un uomo pieno di paura. Allora, vedete, la fortuna della letteratura di quel tempo era che i fascisti erano ignoranti. Alla frontiera, coloro che facevano la scelta di quello che poteva entrare e non poteva entrare in Italia erano ignoranti, lasciavano passare le cose più clamorose. Io Fontamara di Silone l'ho trovato in una libreria di Firenze, l'antologia di Marx di Lefebvre l'ho trovata in un'antologia di una libreria di Firenze. Si trovava quasi tutto quello che si voleva, purché non avessero dei titoli clamorosi. Ecco, c'era Mussolini nel titolo, il libro di amianto di Mussolini, lo sono dovuto procurare in altro modo, ma quelli non venivano, ma erano ignoranti. E allora in Italia si poteva leggere tutto quello che si voleva, sapete, io sono stato abbonato alla Via Intellectuelle, che era una rivista di domenicani francesi, che pareva una rivista di religiosa, era una rivista politica, che aveva lunghissimi articoli documentatissimi sull'Italia del fascismo. Entrava, ero abbonato. Così entrava la Nouvelle Revue Française, così entrava Esprit, la rivista di Mounier, antifascista decisamente, ma una rivista di alta cultura, e entrava. Ma avere come censore a Firenze una persona intelligente è stato un disastro, perché capiva tutto. E allora, siccome aveva paura, quando aveva un sospetto andava dal questore, cioè così il questore, via. E così Solaria è cominciata a essere colpita, sospesa, a ritirare la copia. E a me, più giovane, più spavaldo e più improvvido e anche velleitario degli altri, toccò che feci due brutti volumetti, perché volevo dire certe cose e non riuscivo a dirle, non si potevano dire e ce ne mettevo anche troppe. Quando Bonsanti fu chiamato dal censore,
E gli disse: ma vedi cosa dice questo disgraziato? Parlava di D'Annunzio oratore, e dicevo come parlava, in un senso negativo, la grande oratoria vacua e tronfia di D'Annunzio. E dicevo, e poi c'è chi l'ha seguito anche in modo peggiore, non so, qualcosa di simile, no? Vagamente pensavo io dentro di me, ma vede cosa dice questo disgraziato? E aveva notato tutto il punto per punto, tutto il libro, e dall'altro libro, che era un libro di polemica sulla impossibilità dello scrittore di vivere della sua produzione, in cui mettevo in evidenza la situazione, e il scrittore disse: questo non si può dire, questo non si può dire, ma come? Ma il fascismo fa di tutto per le arti, fa di tutto per la letteratura. Niente, ha condisceso a stento a togliere 10 pagine e lasciare mezza pagina bianca per giustificare il vuoto che c'era dentro. Ed allora si è posto un grosso problema, perché neanche nella letteratura ci si poteva più salvare, non si poteva più scrivere. Io fino allora non ero stato un uomo politico, ormai avevo 26-27 anni, non mi ero sentito portato alla politica, sì, antifascista, contro il fascismo, ma quello che mi interessava era la letteratura. Ma questo successe a me, ma lo sentirono Loria, lo sentirono Monsanti, lo sentirono tutti. Qui non si può più scrivere, perché ci mettiamo a scrivere, ma c'è dentro il sospetto, ma questo lo si può dire o non lo si può dire? Lo si può dire o non lo si può dire? E questa era la morte della letteratura. E allora devo dire che cominciò questo periodo, questo non lungo periodo, ma abbastanza lungo e estremamente pesante, che io vorrei definire il periodo della stagnazione, dal 35 al 40, della stagnazione. E il segno fu, il segno d'inizio della stagnazione fu la guerra in Abissinia. Il fascismo veramente trionfava e parecchi scrittori anche di Solaria ormai tentennavano. Solaria necessariamente morì e sorse quasi immediatamente un'altra rivista, La Riforma Letteraria, diretta da Carocci, Alberto Carocci, e da Giacomo Noventa, la quale pubblicava in prima pagina un'introduzione dovuta a Bottai, al ministro Bottai, e poi uno scritto di Noventa nel quale si diceva: beh, insomma, l'Italia ormai è diventata un paese imperiale, è diventata un grande paese, una grande nazione europea come la Francia e come l'Inghilterra, quindi ha soddisfatto a quelle che erano le sue esigenze fondamentali. Adesso che cosa resta che fare agli scrittori italiani e agli intellettuali italiani? A prendere atto di questo fatto e di portare il loro apporto a questa che è diventata una grande nazione. Dobbiamo inserirci nel tessuto dell'Italia, perché ormai il fascismo è superato, diventa un'altra cosa. È completamente precedente. Sì. E da questo nasce, lo dico perché non so se è ancora presente il mio amico Giovanni, da questo nasce la mia profonda ripulsa di fronte a Giacomo Noventa, perché fu lui, buona fede, è stato in buona fede, fu lui a dare il segno, a trascinare Carocci, a far morire Solaria e a dare questo nuovo indirizzo e a distruggere la possibilità di continuare a essere una società letteraria, di riunirci, di incontrarci. Però, 36. Però nei suoi articoli non ha mai citato il nome Mussolini, cioè parlare del fascismo senza citare il nome Mussolini. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Poi discutiamo, poi ne parliamo. Allora,
Questa era la svolta decisa che io segno nel 35. La svolta decisa è la fine delle attese e delle speranze. Questo periodo che si conclude nel 35 era stato un periodo ancora ricco fino alla fine. Era stato un periodo intenso, di intensa attività. Ma come mai c'era stata questa attività? Che cosa era accaduto? Io devo ricordare che non solo Firenze era un centro letterario, ma in tutta Italia, nel periodo dalla presa del potere del fascismo dal 22 fino al 35, sono nate ed hanno fiorito una quantità di riviste, di fogli letterari. La Fiera Letteraria di Umberto Fracchia del 25 è nata a Milano, poi si è trasferita a Roma, diventata l'Italia Letteraria. Il Convegno di Enzo Ferrieri è nato nel 20 e durato fino al 39, male gli ultimi anni necessariamente. Novecento di Bontempelli è nato nel 26 e durato fino al 29. Circoli è nato a Genova nel 31 e durato male negli ultimi mesi fino al 39. Lascio stare la ronda dal 23 al 26. A Roma c'è stato tutto un movimento di parafuturista con l'Interplanetario, con 2000, con i lupi. C'è stato tutto un fervore di riviste, di settimanali, di fogli letterari, di una estrema intensità, di una estrema ricchezza, di un'estrema varietà, oltre ai fogli fascisti. Solo, fra questi che vi ho letto, solo l'Interplanetario era decisamente fascista. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che la presa del potere del fascismo è stata graduale, è stata graduale. La conquista del potere è stata del 22. Le leggi fascistissime sono state 25, 26, 27. Ma la vera penetrazione nei gangli della società è avvenuta e si è realizzata fino al dal 32 al 33. Si può dire che il fascismo ha in mano veramente la nazione. È penetrata dappertutto, e è penetrata con la censura, con lo spionaggio, con l'ovra, con tutti i sistemi, e ha veramente unificato l'Italia sotto il segno della tirannia, spegnendo tutto, tutta quella che era stata. C'era stato questo strano fenomeno. Anche dopo il 22, rapidamente, in 2-3 anni fino al 25, la possibilità di fare della politica era sempre controllata e minacciata e perseguitata, con morti, Matteotti, non parliamo. Ma la letteratura aveva creduto di poter agire per conto suo. E aveva agito, aveva creato tutte queste riviste, questi giornali che avevano avuto diffusione, e era sembrato il rifugio dell'intelligenza nella letteratura. Noi lasciamo stare la politica e ci sfoghiamo. E c'era stato questo fervore, ma il fascismo, gradualmente conquistando tutti i centri di potere, era riuscito infine a dominare, a controllare completamente il paese e praticamente a soffocare la letteratura. Ci sono state riviste, qualche rivista che ha continuato, ma quelle di cui vi parlavo, Circoli o le Fiere Letterarie, l'Italia Letteraria, che continuano. Nell'ultimo periodo si sono adeguate completamente, sono rientrate completamente con dichiarazioni fasciste, con interventi fascisti, con scritti fascisti. Poi sono nati il Quadrivio, un settimanale di Teresa Interlandi, sono nati il Meridiano di Roma di PM Bardi, ma con impostazione fascista, ormai erano fascisti. Sono nati i piccoli fogli dei GUF, i quali sotto la maschera di essere fascisti tentavano qualche sortita, qualche puntata, con qualche tirata di orecchi, con qualche richiamo per quello che veniva ritenuta una posizione di provocatoria. Ecco quindi che in un certo senso la letteratura muore con il 1935 e sino al 40 vive
non più come società letteraria, ma come produzione individuale. Qualcuno riesce ancora a scrivere i suoi libri, qualcuno riesce a sfuggire alle maglie della censura, come riesce Elio Vittorini, con un trucco, perché pubblica la conversazione in Sicilia con il titolo Nome e lacrime, e allora non c'era il Malavoglia a Firenze, non c'era più, c'era un altro. Legge le prime pagine, Nome e lacrime, dice questo patetico raccontino, va bene, non legge tutta la conversazione di Sicilia, e Sicilia esce con questo nome, poi viene repubblicata a Montiani, ma viene fermata subito, impedita la ristampa e chiuso. Quindi è stata una soluzione astuta, brillante e fortunosa e unica, si può dire, quella di quel libro, che era decisamente antifascista. Lo si sentiva, non lo diceva, ma si sentiva. Prego? Che lui, nel suo modo nascosto, ci dava sotto. Ma non era letteratura, non era resa della realtà, racconto delle cose, dei fatti. E allora ci si nascondeva di più, si riusciva a nascondere di più. Ora, io vi ho raccontato questa vicenda che per me è stata molto amara, perché a un certo momento mi sono sentito preso nella tagliola, insomma, come si è sentito Montale a un certo momento si è sentito preso nella tagliola, e difatti l'hanno mandato via dal Virse e è sopravvissuto così, malamente. E io avevo fatto una richiesta di andare a insegnare all'estero, mi hanno offerto di andare in Romania e sono andato di corsa in Romania, cercando un rifugio, cercando un luogo dove non fossi conosciuto, come nessuno sapesse chi ero e com'ero, e sono rimasto lì. E ho rotto, praticamente ho rotto i rapporti con quella che era la mia società letteraria, e forse ho perduto molto. Ma se io questa sera vi ho fatto questa esposizione molto breve, molto succinta, che ho tenuto in termini convenuti, ma l'ho fatta con un proposito ben preciso, non solo col proposito di raccontarvi quello che vi ho raccontato, ma con un'ansia, una preoccupazione e uno sgomento dentro di me. Vedete, quando si arriva alla mia età, ho 78 anni, me ne manca uno e mezzo ad arrivare agli 80, si ha dietro a sé una lunga esperienza e una lunga vita. E ripensiamo alla nostra esistenza, ripensiamo al passato, ripensiamo a quei tempi, ma viviamo anche nel presente. E io dico che tutto il periodo dal 44 e dal 50 in Italia, dal 44 all'estero, ma anche lì impegnatissimo, e dal 50 in poi, sono stato presente in tutte le vicende del nostro paese, partecipe modesto, estremamente modesto, estremamente filato, in gran parte a feltre, ma ho passato queste esperienze vivendole e facendole mie. 4-5 anni sto riflettendo a quella che sta diventando una mia profonda convinzione. Perché io sento che quel periodo che va dal 35 al 40, che era il periodo del riflusso, delle cose che si spengono, della mancanza di credere nel qualche cosa, nell'assenza della speranza, li sento ritornare oggi. Li sento ritornare. E li sento ritornare oggi in una dimensione molto più grave, molto più profonda e molto più drammatica. Perché allora, per noi il fatto si riduceva all'Italia. Al fascismo, semmai il nazismo, poi, ma era l'Italia. Oggi ci guardiamo intorno e vediamo che non è solo l'Italia, non è solo la Francia, non è solo l'Europa,
è tutto il mondo delle civiltà occidentali. Oggi, vedete, c'è poco da dire, i grandi miti ottocenteschi sono caduti completamente. Lo sentiamo dalla gente, chi crede più nel progresso come fatto irrefutabile, intoccabile e sicuro? Chi ha fede in un avvenire che migliorerà certamente le cose? Chi ci restituirà tutti quelli che erano i nostri sogni e i nostri miti? Non ce l'ha più la gente non ci crede più, non ci crede più. Non ci sono più speranze che ci nutrano, che ci sostengano. Restiamo fedeli alle nostre convinzioni, ma manchiamo di questo sostegno, di questo afflato. Come può uno scrittore oggi scrivere un libro sotto il segno della speranza se la gente intorno a lui non spera? Da solo le cose non si fanno da soli, guardate. Un libro non è mai il prodotto di una sola persona, è il prodotto di una sola persona che vive in un contesto e che si nutre di quel contesto, che ci vive in quel contesto, che sente in quel contesto una spinta, magari non le parole che ha lui, non la visione che ha lui, ma sente qualche cosa per cui quando lui scrive va incontro a questa gente e sente il rispondente di questa gente. Oggi questo non c'è e io lo sento mancare, sento questa esperienza dolorosa che per me si ripete. E questa esperienza è tanto più dolorosa in quanto si ripete in modo completo, perché quello slancio, quell'empito che dopo il 18 aveva avuto l'interruzione politica del fascismo nel 22, ma letterariamente era continuata e aveva avuto questa sua varietà, questa sua poliedricità di manifestazione e intensità. L'abbiamo avuta in modo molto più ricco e molto più intenso e molto più integrato dal 45 in poi. Io che ho vissuto, sono stato 20 anni a Pisa, ho insegnato all'Università di Pisa, e sono stato molto partecipe del 68 con gli studenti, non dirò con diffidenza, ma dirò con pessimismo. Partecipe con loro, ma con grande pessimismo, Perché l'ho sentito come l'ultimo slancio, l'ultimo impeto di qualcosa che stava finendo. E gliel'ho detto a loro. Voi oggi credete avere in mano tutto e domani non avrete in mano neanche quello che avevate prima. Questo l'ho detto ripetutamente, ero uno dei pochi insegnanti cui era ammesso l'ingresso all'università che era occupato dagli studenti. L'ho detto a loro, fischiato, immaginate, però l'ho detto. E poi ho detto un'altra cosa, ancora più dolorosa. Fate attenzione. Perché fra voi ci sono molte persone che appaiono le più intelligenti, le più vivaci, quelle che dicono le parole d'ordine più intense, più accaparranti. Vedrete che domani questi saranno dei baroni, dei capi uguali a quelli contro i quali oggi voi combattete. E voi guardate in giro e vedrete se non è avvenuto questo fatto. Quindi questo riflusso viene dopo un'era. Dopo 20 anni, di grandi entusiasmi, di grandi passioni, di grandi dedizione, in cui ci siamo impegnati completamente, abbiamo trascurato anche quello che era per tanti di noi la cosa più importante, il fatto di scrivere dei libri, per operare, per vivere in mezzo alla gente. Ed ora, se non è dal 68, dal 70 o poco più in qua, noi viviamo in questa atmosfera che non credevamo di contribuire a creare e che forse non abbiamo contribuito a creare, ma forse qualche errore l'abbiamo fatto anche noi e di questo siamo responsabili anche noi. E la vicenda della letteratura è una vicenda estremamente drammatica per me. Io leggo letteratura straniera, ma anche letteratura italiana, soprattutto letteratura italiana.
pensate, per un concorso letterario ho letto integralmente 32 romanzi, anche la migliore produzione che si fa oggi. È una letteratura morta, è una letteratura, veramente una letteratura morta, anche di un certo livello letterario, ma è una letteratura manieristica, elegante, manieristica, manieristica, ripetitoria, morta, morta. La letteratura di qualcuno non ha più, che non ha niente da dire, che si riferisce a modelli che li rifà, esemplare Eco, no? Enorme successo li rifà. È manierismo, un grande manierismo intelligente, colto, per carità. Una cultura che ogni tanto sbaglia, insomma. Ma è una letteratura morta. Quando c'è uno scrittore vivo, qualcuno ce n'è, quando Luigi Meneghello scrive Bausete, è un libro di una tristezza. È un libro di una tristezza che ricorda il 1946 e lo ricorda come l'epoca delle speranze che vengono tradite. E siamo nel 46. Evidentemente lui lo scrive oggi e vede ieri con la mente di oggi, ma è un libro vivo, un libro autentico, ma è un libro estremamente doloroso. Invece oggi bisogna che i libri siano perlomeno piacevoli e divertenti. E allora siamo Bausete, Bausete pubblicato da Rizzoli di Luigi Meneghello, è l'autore di Libera Nos Amaro e dei Piccoli Maestri. Ed allora ecco che mi dovrete scusare, ma concludendo, io non ho tenuto un intervento che rispondesse completamente al titolo di questa manifestazione. Vi ho parlato sì della Firenze del 1930-1938, ma ve l'ho parlata nella prospettiva del 1988. E credo che da parte mia sia stato onesto far così, perché vi ho potuto dare la testimonianza di quello che era allora e quello che è stato allora, di quello che è avvenuto allora. E pensate a quale esito ha avuto dopo il 40 quella preparazione. E adesso noi non dovremmo ripetere. Credo che siamo tutti molto grati a Silvio Guarnieri per questa testimonianza. Una testimonianza è sempre un'interpretazione. Esiste una testimonianza che ricordi, dei fatti nella loro presunta oggettività. È sempre un modo per mettersi di fronte ai fatti, per rivederli, per riascoltarli. No? In questo senso è stata una testimonianza vivente, una testimonianza che circola tra di noi, con un finale che so condiviso, so comunemente condiviso. Io so anche che abbiamo molte occasioni di discorsi, siccome abbiamo un po' di tempo, non le lasceremo cadere. E facendo una cosa che di solito non faccio, mi do la parola subito, ma non per fare una questione generale, ma per chiedere delle informazioni sul tempo di cui sono curioso. Cioè, le informazioni sono le seguenti. A Firenze c'era memoria di Michael Stetter, che aveva studiato a Firenze? C'era all'università. All'università. Perché colui che ha curato le sue opere, il suo amico, che era professore d'università, che ha scritto su di lui, Chiavacci, era ancora all'università. Direi che di lui non è che si parlasse molto alle Giubbe Rosse. Il nome perché Michele Stetter era un po' un caso, no? La persuasione della retorica era un po' uno di quei libri. Lui era di Gorizia, apparteneva al gruppo di Trieste, lui era di Gorizia. Era uno di quei libri, almeno a me sembra, che dovevano rompere con la persuasione della retorica, proprio
La sì. persuasione è il prendere posizione dentro, no? E la retorica è dire cose di cui non si è in realtà convinti, sì, sì. una pura letteratura formale. Questo mi interessava. Oh, devo dire una cosa a proposito di Michel Stetter. Non è l'autore solo di quel libro, e i solariani lo prendevano semmai come poeta. Come poeta? È poeta di un fascicoletto di poesie, è un fascicoletto di poesie di un estremo interesse. Ha scritto La persuasione e la retorica, era la sua tesi di laurea, l'ha spedita per posta all'università e si è suicidato. Era cosciente e da tempo preparato al suicidio. Però, se voi prendete le sue poesie, e prendete le sue ultime quattro poesie, che sono le più belle, sono le più strazianti, voi vedete che nella sua coscienza della conseguenza necessaria che lo porta al suicidio, quella sua coscienza si è inclinata. C'è qualche cosa che in lui si ribella al suicidio. E sono delle poesie di una grande intensità e di una grande modernità. In questo senso i solariani chiamano che si vedeva. Non mi ricordo. Prima della guerra. Prima della guerra. Credo che sia il 10, intorno al 10. Poi volevo chiederti un'altra cosa. Tu hai. Sono minuzi, eh? Fai conto che poi sai che sono filosofo, quindi queste cose per me sono il mio gusto di dilettante di letteratura. Ecco, tu hai nominato Svevo e ovviamente Montale. Ecco, la figura di Bobby Bazlen, che era quello che aveva messo in contatto poi Svevo e Montale. Ecco, come si giocava questa figura? Beh, Montale aveva avuto la fortuna di diventare amico di Bobby Bazlen. E Bobby Bazlen era un lettore accanito, non so quante lingue conoscesse. Tedesco, e consigliava, diceva guarda devi leggere questo, fu lui che indicò a Montale decisamente, guarda che certo, è un grande scrittore che devi conoscere, devi leggere, era un consigliere dei letterati, un consigliere degli scrittori, lo è stato a Torino, lo è stato a Milano, lo è stato con Solmi, lo è stato con Montale che allora era a Milano e facevano una rivistina con Solmi, hanno fatto una rivistina che è uscita per 3 o 4 numeri. La rassegna d'Italia che era passata da Flora a Solmi. No, parlo di prima che venisse a Firenze, parlo del 26-27, ma era Torino. Una rivistina con De Benedetti fra Torino e Milano. Solmi. Primo tempo. Fra Torino e Milano. Torino perché era De Benedetti e Solmi. Solmi era a Milano. Ecco, l'ultima. E Bazzan sì, era un grosso personaggio. Si sentiva. Era un personaggio internazionale che conosceva tutto, leggeva tutto, aggiornatissimo, informatissimo. Un'ultima particolare, una cosa De Benedetti ha imparato da Bazzi. Si sente. Un'ultima domanda, questa qui di storia politica, io non so dove l'ho letto, però so di ricordarmelo abbastanza bene. Tu hai detto che il censore era un uomo colto, no? Questo sì, quello. Non dico i censori in generale, quello. I censori di Marx invece erano scemi, perché non ecco, però, se non sbaglio, la storia della Federazione Fascista di Firenze era una storia di tangheri, perché, se non ricordo male, nel 1938 Galeazzo Ciano volle mettere Pavolini, il quale aveva appena scritto un libro, proprio per pulire Firenze dai vecchi squadristi, era così, no? Questa, sì. Ecco, quindi è curioso che quando va Pavolini, che è uno scrittore, alla segreteria della federazione c'è il riflusso, cioè in realtà è sempre contraddittorio, mentre quando ci sono gli squadristi, i vecchi squadristi, in realtà c'era ancora la letteratura viva. Ecco, questo sembra all'apparenza strano. Dunque, diciamo la verità, gli squadristi sono rimasti sempre presenti a Firenze,
e avevano sempre il loro peso. I pavolini erano due, vero? Uno era Alessandro e uno era Corrado. Alessandro ha scelto la carriera politica e l'ha proseguita fino a Dongo. Anche con la Repubblica di Salò. Corrado invece è andato a Roma e ha fatto il redattore capo del Tevere. E era il più letterato dei due. Ma anche Alessandro Paolini ci teneva alla letteratura, ci teneva, scriveva qualche poesia, qualche racconto e così. Erano due personaggi di non grande... Erano figli del Paolini, no? Come? Erano figli del Paolini. Erano figli del professore universitario di grande notorietà Paolini e Maccari fece... Il favore, erano meglio i nipoti, no? Eccellenza, facciamo voti perché li riescano meglio i nipoti. C'è tutto Maccari. Alessandro è stato messo da Ciano per elevare il livello intellettuale del fascio fiorentino. E Alessandro per un po' ha fatto anche il parafulmine di Solaria. Perché ad un certo momento, quando le cose andavano male, Alberto Carocci, che era amico da tempo, era cresciuto insieme, andava da Alessandro Paolini, lo lusingava un po' nel suo orgoglio, nella sua ambizione, gli raccontava questo e quello. Poi diceva, ma non ce l'hai una poesia da darci? E l'altro, ma no, sai, sono così occupato. Ma dai, che ce l'hai una poesia? Allora in Solaria usciva una poesia di Alessandro Paolini. Tutti dovevano tacere, no? Perché era la poesia del federale. Erano poesie modeste, molto modeste, ma erano come un po' il parafulmine, che è servito per un paio d'anni e poi... Io ho finito con le mie minuzie, adesso a voi i problemi più generali. Mi pare strano che uno che ha vissuto a Firenze per gli anni, era a Roma. Va bene, allora lei mi stimola, mi stuzzica e io racconto un episodio. Conoscevo Emilio Cecchi perché qualche volta veniva a Firenze, non frequentava il caffè, era ospitato da qualche amico. No. Veniva e la sera invitava gli amici, qualche volta era la Mosca che invitava a casa dove c'era Montale, qualche volta qualche altro, Peiro, il pittore Peiro, e c'era Cecchi, quando c'era Cecchi invitavano gli amici. Aveva un figlio di una grande sicurezza, di una grande vivacità, un uomo molto intelligente, spregiudicato, di ampia cultura, di ricca cultura. Avevo l'impressione che in fondo tutti, persino Montale, lo ascoltassero con una certa deferenza. Era l'uomo che era riuscito a imporsi, era il miglior giornalista che avesse l'Italia, ma giornalista di alto livello, e il miglior critico, non essendo fascista e non avendo la testa. Avendo firmato il manifesto Croce. Sì, avendo firmato il manifesto Croce come Montale. Quindi rispettato e ammirato e guardato con una certa deferenza, non solo da me giovane, ma anche Montale, tutti lo guardavano. L'ho visto, l'ho rivisto, sono stato a trovarlo a Roma perché è molto cordiale, molto semplice, anche se io ero molto giovane. Nel 37 andai a Roma, parlai con degli amici e mi dissero, sai, c'è Cecchi che sta per entrare all'Accademia d'Italia. Ma come? Cecchi entra all'Accademia d'Italia? Che per entrare bisognava avere... Era scelto da Mussolini e quindi doveva fare una dichiarazione di filofascismo, no? Entra all'Accademia d'Italia, corre questa voce. Io l'avevo visto più volte. Stavo per partire, dovevo tornare a casa. Gli ho telefonato,
detto, mi scusi da disturbo al telefono, sono cose che dovrei venire a parlare a casa, non ho il tempo, devo partire, ma sono così scioccato, sono così sgomento, preoccupato, che ho bisogno di una parola sua. Io ho sentito per Roma correre delle voci su una sua prossima promozione e lui ha cominciato a pregare. Lasciatemi in pace, cosa volete parlare voi giovani che non sapete? Sono anni che tiro la carretta, non ne posso più, cosa potete darmi voi? Dico, ma noi abbiamo bisogno di lei, noi abbiamo bisogno di persone come lei, e come lei ce n'è pochi, se anche lei ci abbandona cosa facciamo noi? Basta, basta, smettetela, non cercatemi più, io non ho bisogno di voi e voi non dovete avere bisogno di me. E ha messo il telefono. Però lui aveva già avuto il premio Mussolini dell'Accademia d'Italia qualche anno prima. Era un premio dato. Era un premio. Ma lì ha dovuto fare la dichiarazione, insomma. Un'altra cosa, lei ha parlato di quello che l'ignoranza della burocrazia fascista vi permetteva di conoscere delle pubblicazioni estere che vi interessavano e magari anche quelle. Ma a Firenze, oltre che questo rigoglio letterario, sì, delle giubbe rosse, i solari, eccetera, sì, e via, c'era anche. C'erano gli stranieri, Flores, Huxley, Huntington, Garnett, Berenson, che Montale, Cecchi e tutti andavano da Berenson. Certo, ma avete avuto contatti? Avevate contatti? Avete avuto contatti? Sì, sì, sì. Montale ci andava sempre. E noi qualche volta, perché con molto rispetto, con molta, un uomo molto ospitale, molto. Sì, lei parla di Berenson. Io dirò, ma al di là dei corsi, al di là degli stranieri, c'erano i Rosselli e Firenze. Nello, Carlo era fuggito in Francia, ma Nello era a Firenze. Montale era amico di Nello. È stato Montale che mi ha portato in casa a Rosselli. È lì che io ho conosciuto la sorella di Moravia, la Pinkerle, Adriana Pinkerle, che era spesso dei Rosselli ospiti, perché sono cugini, sono parenti di Rosselli. E Rosselli era una persona estremamente cordiale, estremamente estroverso, parlava con tutti. Era uno storico, lui faceva lo storico. Come un politico, poi lo hanno ammazzato, ma l'hanno ammazzato non per quello che avevano sentito, per quello che sapevano che era in realtà. Perché poi perché diceva fratello? No, ma poi sapevano che era antifascista, che a Firenze. Però lui. Negli anni 30 c'era ancora la famosa Villa Coronia, che era di proprietà di un americano, Mabel Dodge. No, questo veniva negli anni 20, non so se negli anni 30 c'era ancora. Non lo so. Ernesto, tu volevi... Ah, io credo che proprio come fondazione corrente, dopo questa tua straordinaria testimonianza, proprio forte e commovente, perché straordinaria, insomma. Ecco, io credo che noi dovremmo impegnarci a studiare meglio, magari con un incontro dedicato, vediamo una figura, penso Ferrata, io credo che Ferrata sia un no. Ecco, questo periodo che tu hai definito della fine di una società letteraria, sì, e quello che è venuto dopo, insomma, ecco, alla vigilia appunto della guerra e della liberazione. Perché? Perché alla luce proprio di quello che tu hai detto, si capisce come alcuni, molti, i più vivi che sentivano morire questa società letteraria e nello stesso tempo non avevano una possibilità ancora, se non in forme che pure ci sono state, di passare all'antifascismo militante, alla galera, all'emigrazione, eccetera, si sono trasferiti appunto, poi mica per caso è nato Corrente, insomma, Corrente è inspiegabile. È inspiegabile se non si riflette alle cose che tu hai detto. Perché è inspiegabile che quando
si è iniziato qui, per esempio, un giornaletto con tre stemmi fascisti sulla facciata, fatto dal figlio del senatore Treccani e del figlio del ministro Alfieri. Dopo quattro numeri che erano in fondo fascisti, insomma, sì, fascisti, sì. Pure quel minimo di puzzo diverso, ecco, gente come Serrata, come Sceni, come Anceschi, come eccetera, eccetera, è lì che hanno voluto mettere in piedi. Noi questo periodo lo dobbiamo studiare. Questo premeranno fuori molte cose. E io proprio mi impegno personalmente, l'anno prossimo già lo pensavamo una cosa su Ferrata, io lo sentirei su Ferrata, non so perché adesso poi lo spiegheremo con Fulvio, come si è fatto con Cantoni adesso all'università, noi qui dobbiamo fare una cosa con Giansì. Allora Ernesto, allora io posso anticipare, io vedo l'amico Marco Forti che è il responsabile di questo fatto. Io domani vado a consegnare le bozze di un libro che esce da Mondadori intitolato L'ultimo testimone, il quale racconta questo periodo dal 30 al 38. Il libro è composto così, sono quattro lunghi profili con molti particolari su Montale, Gadda, Vittorini e Bonsanto. E poi un altro lungo capitolo sul mio apprendistato letterario a Firenze. Da questo volume restano esclusi parecchi altri scrittori che non frequentavano quotidianamente il caffè, ma che ho conosciuto da Ungaretti fino a Giugiù, tutti quanti. E a questo volume sto lavorando, di questo volume fa parte Giansiro Ferrata e altri scrittori, e penso che se l'ultimo testimone andrà bene, uscirà dopo quest'altro volume che lo segue. Voglio dire una cosa su questo, per concludere. Su questo titolo, il titolo è un po' banale perché, ma ce l'ho avuto in mente sin dopo la morte di Giansiro, perché era morto poco prima Bonsanto. Con la morte di Giansiro il gruppo lì non è rimasto più nessuno, e io sono proprio l'ultimo testimone. Ma vedete, io da giovane ho fatto molto sport. Ho fatto lo sci e ho fatto l'atletica. E nell'atletica ho fatto. Non è che adesso fai la bicicletta, no? Sì, faccio ancora. Nell'atletica ho fatto la gara dei 4%, la staffetta. La staffetta si fa dando il cambio uno all'altro. E quel bastoncino che si porta ha per nome testimone. Allora io sono l'ultimo che porta un testimone, ma non vorrei finire io questo testimone, vorrei darlo a qualcuno. Auguri per l'istante.